Cari telespettatori, rieccoci insieme e come ogni settimana facciamo il punto circa l'inizio settimana della situazione dell'economia e della finanza del nostro paese, collocato ovviamente in un contesto non soltanto europeo ma mondiale. Questo è doveroso farlo sia perché bisogna che progressivamente tutti quanti noi iniziamo veramente a capirne qualche cosina in più di economia e di finanza in generale. È necessario in altri paesi del mondo, ormai l'abbiamo visto con diversi esperti in studio, queste sono cose, concetti che si masticano da tempo e da noi invece ci si tende a ragione a torta ad affidarsi più a professionisti, però il sistema non lo consente, oppure bisogna che tutti abbiano il proprio professionista di riferimento e non è ancora così. E comunque fidarsi è bene, ma saperne qualcosa in più da chi se ne intende è meglio. E poi valutiamo anche altre conseguenze e ripercussioni di quella che è la legge di stabilità, di quelle le novità che ne sono emerse per quel che riguarda le aziende, gli imprenditori, i comuni cittadini, insomma un po' in generale il nostro territorio. Lo facciamo come sempre con Stefano Zara, esperto di economia e finanza. Grazie di essere tornato qui con noi, Stefano. Con il dottor Riccardo Bortolami, dottore commercialista, grazie anche a lei che ci supporterà nel destreggiarsi delle povere imprese, degli imprenditori, se sono ancora poveri oppure no, lo vedremo un po' insieme. Come sempre con l'avvocato Chiara Maria Marton, grazie di essere qui con noi, che ogni volta deve cimentarsi in tematiche abbastanza ardue, non riusciamo mai a farle centrare l'argomento. Vabbè, l'importante è che ci sia anche un avvocato. Questo anche per spiegarvi che per quando si parla di economia, di finanza in generale, ci sono diversi professionisti che entrano in gioco, quindi non è più soltanto il consulente finanziario, non è più soltanto una, ci vuole il consulente finanziario, ci vuole il dottore commercialista, ci vuole l'avvocato, ci vorrebbe anche il notaio, vero Stefano È Zara? Ce ne vero, vogliono diversi, altrimenti si rischia di sbattere la testa e farsi tanto male adesso, è vero. Difatti, no? cioè, nei paesi anglosassoni la cosa è Recepita. percepita, collaudata, nel senso che gli studi di consulenza hanno la componente finanziaria, che è quella un po' che si occupa di costruire il portafoglio per il cliente, diciamo. E poi tutta una serie di consulenti che collaborano, sempre questi studi associati, che si occupano sia della parte fiscale che della parte legale. Normalmente un cliente è meglio per un cliente avere un unico punto di riferimento, un unico centro in cui poter soddisfare le sue esigenze, avere una corretta pianificazione non solo degli aspetti finanziari, semplicemente finanziari, ma anche degli aspetti legali o della pianificazione fiscale riguardo alla sua attività o alla sua azienda. Se facciamo un piccolo punto veloce della situazione in evoluzione, in continua evoluzione, partiremo recitando il famoso detto indiano, no? Se noi accendiamo la televisione, prendiamo il giornale adesso, le notizie sono tra il grigio scuro e il nero. Quando vediamo tutto grigio, ricordiamoci sempre di spostare l'elefante che ci sta davanti, no? In realtà la percezione del mondo che abbiamo, non com'è il mondo, ma la percezione che abbiamo del mondo determina le nostre scelte. Sono le scelte finanziarie che sono, tra virgolette, non le più importanti, spero. E quindi la percezione che ci viene data oggi, guardando la televisione, leggendo i giornali, è una percezione fortemente negativa. Della Cina percepiamo il fatto che sia un paese in grandissima crisi, che la sua crisi ha un effetto sulla finanza globale e quant'altro. Come abbiamo detto molte volte, quello che sta accadendo in quell'area geografica è un qualcosa di molto rilevante, di molto importante, che interessa una parte non di minoranza dei cittadini del nostro mondo, un miliardo e 2 miliardi e 3 la popolazione coinvolta. È un paese che sta cambiando pelle, ha già iniziato un po' da tempo, lo ha dichiarato, non vuole più essere un paese, un continente di sola manifattura, ma anche un paese che si regge su consumi interni, sui consumi di una nutrita importante classe media che si sta consolidando. Non può essere un cambio di pelle indolore, non è un cambio rettilineo, per cui forti scossoni ce ne sono, ma il sistema del credito cinese, quella stessa economia, è un sistema ormai che ha una sua sostanza, una sua
consolidata sostanza, direi io. Non dimentichiamoci che le banche cinesi sono quelle che stanno continuando a fare credito nel nostro continente. C'è anche un altro aspetto che sta... Perché è pericoloso questo? No, non è pericoloso. Tutti i cambiamenti non sono mai forieri, non avvengono anche nella vita delle persone. No? Ogni cambiamento non necessariamente avviene o rappresenta uno scatto positivo immediatamente. C'è una fase di assorbimento dei nuovi parametri, delle nuove cose. In finanza o in economia si chiama anche sacca della sofferenza. No? Quando si passa da un vecchio modo di operare a un nuovo, c'è un periodo di apprendistato in cui si prendono tra virgolette le misure della nuova realtà, e questa non è mai indolore. Mi devo abituare, questo capita anche al nostro fisico: nel momento in cui faccio un'operazione e mi muovo in un certo modo, cambio la postura o cambio certi atteggiamenti anche del mio corpo, il dolore muscolare è la prima cosa che avverto. Però non muoio. Anzi, probabilmente mi sentirò meglio più avanti. Un'altra cosa sulla Cina: 2001 la Cina entra nel WTO, nell'Organizzazione del Commercio Mondiale. Dopo 15 anni in Europa la Cina dovrebbe essere ammessa al MES, Market Economic Status. Cosa vuol dire? Parole povere. Che la Cina potrebbe, una volta ammessa, venderà i suoi prodotti e i suoi servizi in Europa senza dazi. Il primo articolo che è apparso sul giornale oggi: in pericolo 400.000 posti di lavoro solo in Italia. Okay. Questo... Ma è vero o è una butade? No, beh, Confindustria si è spesa in tutti i modi, anche politicamente, per ritardare questa ammissione al MES. Ma l'Europa si è sparigliata. L'Europa del Nord, quindi Germania, compresa la Germania, favorevole o no? Favorevole, Germania. Finlandia, Svezia, tutta la parte del Nord. La parte contraria è l'economia del Sud, quindi Spagna, perché? Italia e Francia si sono dette contrarie. Grecia perché si sono dette contrarie. Germania e Nord? Molto intuitivo. Gli importatori, cioè i paesi in cui le importazioni sono maggiori delle esportazioni, vedono di buon occhio il fatto di ricevere merce e pagarla meno. Chi esporta vede in maniera assolutamente opposta. Quindi diciamo che questo può cambiare alcune dinamiche. 400.000 posti di lavoro sono tanti, anche tanto vero che sono dati, tra virgolette, un po'. Quello che rischiamo in questi anni, quello che rischiamo in tutti questi anni è che la globalizzazione della informazione, cioè il dover dare delle notizie, il doverle dare per forza, o bianche o nere, evita le centinaia di sfumature che stanno in mezzo. Ma l'informazione non è mai, le notizie, cioè la realtà non è mai o bianca o nera. È molto attricolata, e questo pressapochismo nel dare notizie genera opinioni sbagliate. Alla fine io prendo le mie decisioni non su come stanno, come vanno, come stanno le cose veramente, ma sulla percezione che io ho di queste cose. Allora, un imprenditore che prende il giornale oggi e legge se i cinesi vendono le loro cose senza i dazi, le venderanno ancora meno, io dovrò chiudere la mia azienda che fa bicchieri di cristallo eccetera eccetera, e quindi non investirò nella mia azienda, non comprerò macchinari nuovi, non assumerò. Vedi la percezione come cambia le cose, no? E poi stiamo là a parlare di come va la borsa, che come vi ho detto tante cose, i mercati finanziari seguono delle loro dinamiche che molte volte c'entrano poco o nulla con l'andamento economico. Anche voglio fermarmi a questo capitolo, perché sennò buttiamo troppa carne al fuoco e la gente non riesce più a seguirci, perché so che bisogna andare per compartimenti stagni. Allora, e passo a lei come commercialista, il dottor Zara ha detto delle cose interessanti, ha puntato l'attenzione sulla Cina, quindi parliamo di economia reale, e sì, a questo punto l'economia virtuale sarà un secondo capitolo, il discorso dell'Iran, sono stati tolti a un'altra compagnia. Imprenditori che possono prendere paura, questa è la prima notizia, poi devono elaborare questa paura, bisognerà vedere come si concretizza. Allora, per le aziende cosa si potrebbe configurare? C'è una paura che può essere reale, quindi entriamo in un'altra fase ciclica, eccetera, oppure secondo lei sono delle dinamiche interne del nord-est che possono salvarci? Allora, concretamente, le aziende non dovrebbero avere paura se cominciano a essere più competitive. E pertanto per essere più competitive ci sono vari fattori che determinano la competitività. Il nostro grosso fattore non è tanto i nostri imprenditori, che comunque, per quello che io sto vedendo, stanno cominciando onestamente a investire, a modificare le proprie idee, a guardare il mondo economico in maniera diversa.
hanno capito che c'è successo un gran cambiamento non solo economico, macroeconomico, finanziario, che continuerà anche a cambiare, ma anche sotto una forma di energia, di voglia di pensiero, eccetera. Si hanno capito che non si può più star lì fermi ad aspettare che l'azienda vada sempre bene. Questo forse è una stupidità, perché dovrebbe essere già un concetto consolidato, però effettivamente la gente andava avanti, ma sì, il mio è più buono dell'altro. Notizia, come ce e pertanto appunto, era può essere vero quello di questa notizia quando 100.000 posti di lavoro, ma è tutto relativo, perché se le nostre aziende, cosa che penso io e i nostri imprenditori, non hanno nulla da eccepire rispetto agli altri stati del mondo, sotto qualsiasi forma, soprattutto di arte, creatività, eccetera, eccetera. Pertanto, se mi copiano, dico stranamente, una scarpa, ma se la disegniamo noi la scarpa, invece di avere 10 aziende di produttrici di scarpe, ne avremo 2 con l'eccellenza e ne abbiamo 8 che mi fanno design. Per cui, ha ragione Stefano sul fatto che si vede bianco o nero e che l'informazione ultimamente dia solo nero da anni, ma sì, non so certo. Se volutamente da chi comanda il mondo, che non siamo sicuramente né noi né tanto meno lo Stato italiano, ma che governa poi un po' tutti, sappiamo un po', vabbè, non voglio andare adesso nello specifico perché non è la trasmissione, però probabilmente anche questo dà negatività alla gente che non ha più voglia di fare qualcosa di nuovo. Pertanto, le aziende che comunque si sono innovate, che hanno cercato di avere competitività, e poi sulla competitività però devo spezzare una lancia non a favore per le aziende italiane, che riprendo immediatamente, e queste aziende bisogna dire che hanno anche incrementato i fatturati, magari esportando anche, questo è vero, ma è vero che la Cina potrà portare dentro il nostro mercato senza dazi alcuni prodotti, ma tanto quali prodotti, ma quanto compra da noi? Sulla competitività faccio questo però assunto, nel senso, il nostro Stato aiuta le nostre aziende a essere più competitive? Punto di domanda. La risposta qui non è che abbia tanti sfaccettature, no, ma mi spiace dirlo. Anche se cercano di farla passare al contrario. Bravissima, perché effettivamente legge stabilità è questo e quell'altro, facciamo queste normine, ma non ci sono da fare norme, mi devono ridurre il costo dell'energia per le nostre aziende, che è quasi 10 volte rispetto più agli altri, il costo del personale dipendente e tutta la produzione. Avrebbero dovuto già farlo, però hanno posticipato che non ancora. Posticipano quindi, sempre, perché non ci sono probabilmente i fondi per mantenere il fiscal compact, per cui la legge di stabilità nel senso del 3% del debito PIL, eccetera, eccetera, queste cose che poi non possiamo più fare noi per nulla, nel senso che è delegata alla Commissione europea, per cui noi non possiamo neanche dire più A né B. Avete visto poi negli ultimi giorni Renzi che ha risposto a Juncker, eccetera, 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 no? Però va bene, questa è un'altra cosa ancora. Per cui, per avere competitività, lo Stato italiano deve dare degli input, ma forti, importanti, sotto questi aspetti, e soprattutto abbassare la tassazione. Mi dispiace se faccio questo lavoro, non voglio essere fuorviante, ma la verità è che se non abbassiamo la tassazione sia sul lavoro dipendente, sia sul lavoro subordinato, certo, o quantomeno professionistico, e le aziende. Perché se non abbassiamo questo, l'imprenditore non può investire, perché tutto ciò che gli rimane deve essere dato ad altri o allo Stato. Questa è la verità. Quindi siamo in un impasse. Siamo un po' in un impasse, per cui la mia paura non è tanto che mi arriva la Cina a vendere i prodotti, è che non siamo competitivi a fare o lo stesso prodotto o a fare altro rispetto agli altri stati, non alla Cina, a tutti gli stati. Ormai stiamo globalizzando e pertanto c'è anche il mercato qui europeo, est europeo, che stanno facendo tante cose, alcune produzioni della Fiat le hanno fatto in Polonia, piuttosto che le fare in Italia, adesso ne stanno riportando in Italia, ma perché? Cioè, è molto semplice, perché comunque qua noi abbiamo una manodopera specializzata, prima cosa, abbiamo stabilimenti, e parrebbe che hanno trovato degli accordi dove poter assumere in maniera più intelligente, ma non perché si crea la voglia di licenziare. Cioè è questo che probabilmente passa anche quando si parlano di questi, perché sono le grosse aziende che danno volume di assunzioni, no? Non è certo il piccolo, ma la verità è che assumono intanto però. Sì, assumono sì. E producono,
Se noi blocchiamo già il fatto di un'azienda che vuole qui per assumere, dandogli delle agevolazioni, a livello, ma non un anno che poi le tolgano, devono restare, devono essere stabili, noi dobbiamo dare stabilità. Io adesso non voglio rientrare nella legge di stabilità, ma intanto hanno prorogato alcune cose nel 2017. Poi però dicono ti diamo il contributo per 3 anni. Poi vedremo. E poi come sempre, che poi quindi non riesci neanche a programmare. E quale investitore dà soldi qui in Italia per aprire delle aziende, portare delle aziende? Perché non è mica detto solo investitore italiano, potrebbe essere un'azienda tedesca che apre un'azienda in Italia, o una succursale in Italia, una stabile organizzazione, una società estera, tutte queste varie cose, cioè per farle capire. Questo è un grosso problema. Ecco, dopo torniamo su questi aspetti. Chiedevo anche a lei, avvocato, alla notizia, quindi partiamo un po' con la notizia che ha tirato fuori il nostro dottor Zara. Una cosa che è interessante, sì. L'avvocato Marco, è questa, che uno dei requisiti per essere ammessi al mercato europeo era quella di avere certezza del diritto, cioè le aziende italiane e le aziende cinesi, e non avere diritto agli aiuti di Stato. In entrambi le cose l'Italia ha detto che non siamo troppo sicuri sul fatto che loro non abbiano aiuti di Stato e sulla certezza del diritto, insomma. Sicuramente la certezza del diritto qui in Italia sappiamo tutti che non c'è, nel senso ci sono dei tribunali che funzionano sicuramente, ma hanno delle lungaggini, una burocrazia talmente lunga che basta pensare che un recupero del credito semplicissimo in primo grado ci vogliono dai 3 ai 4 anni. Però volevo dire semplicemente una cosa rispetto a quello che aveva detto prima Stefano e anche Riccardo, che diceva che le notizie che vengono passate sono tutte nere, non c'è la notizia grigia o non c'è un po' di ottimismo. E poi quello che diceva Riccardo, non c'è da parte dello Stato un aiuto alle aziende, sicuramente. Però ad esempio non è stato passato sui giornali, io non ho letto, se non chi invece conosce la materia, che ad esempio il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 350 milioni di euro per le aziende che investono in marchi e brevetti. Questo è un dato importantissimo perché giustamente, come diceva Riccardo, le nostre imprese sono imprese, noi siamo bravi a creare, siamo bravi nel design, siamo bravi nella manifattura, siamo bravi in queste cose, e se non abbiamo degli aiuti da parte dello Stato che ci garantisce la possibilità poi di proteggerlo a livello mondiale quello che noi creiamo, perché noi pensiamo che ad esempio le nostre più grandi imprese sono fortissime negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, hanno brevetti che vengono copiati da tutti. Allora pensare che lo Stato comunque, per quanto poco, perché è pochissimo, perché per ogni marchio che si deposita può essere riconosciuto fino a 8.000 euro. Però è già un qualcosa. Perché non è stata fatta pubblicità di questo? Perché il piccolo imprenditore, come si rivolgono ad esempio a me, dicono ma quanto costa registrare un marchio? Quanto costa portare avanti una difesa ad esempio di colui che è stato copiato su un brevetto su quale ci ha creduto, ci ha investito? Però ovviamente ci sono dei costi molto, molto rilevanti, perché nel momento in cui noi usciamo dall'Italia e ci troviamo di fronte ad esempio a un ufficio degli Stati Uniti dove l'avvocato minimo vuole dai 10 ai 20 mila euro solo per presentare qualsiasi memoria, è ovvio che qualsiasi impresa rimane lì ferma e dice no. Quindi questo potrebbe essere ovviare a questo piccolo problema, essere un gentile. Diciamo che se l'impresa, ripeto anche qui, non è stata fatta pubblicità. Se non, se voi magari vi ricordate, ogni tanto viene qualche spot sulla Rai dove viene detto tutela le tue idee, registra, rivolgiti all'ufficio marchi, eccetera. Però non è passata ad esempio questa cosa, cioè alla fine 8.000 euro non sono pochi per un imprenditore che decide di dire ho l'idea giusta, aspetta che la deposito, oppure mi hanno copiato in Polonia, voglio difendermi. Sicuramente ci sono poi dei limiti dimensionali, nel senso che le imprese che hanno più di 50 milioni di euro di fatturato non possono accedervi, però questo è un piccolo aiuto. Allora, giustamente Stefano diceva, passano solo le notizie negative, su quello che di positivo viene fatto, poco, perché poco, però quel poco, almeno quel poco, facciamolo conoscere. Perché come se non ci fosse l'interesse. No, come se non ci fosse l'interesse, come se bisognasse tenere tutto. Ecco, siccome l'altro fatto che emergeva, di cui anche parlava il nostro commercialista, era quello di rischio che tante persone perdano il proprio posto di lavoro, ed è quello che sta a cuore a tantissime persone. Certo.
È un rischio oggettivo anche dal punto di vista giuridico, con tutte le tutele che ci sono, che non ci sono, che sono state tolte, che si sono perse in quest'anno di marasmi, parliamo anche del Job Act, eccetera. Perché da un lato dicono che sta diminuendo la disoccupazione, nuove possibilità occupazionali, dall'altro arriva questa battuta, allora, eccetera. Sicuramente ci sono state una serie di leggi nel tempo che hanno cercato di ridurre quelle che sono le protezioni del lavoratore dipendente. Sicuramente, ad esempio, per quanto riguarda il risarcimento del danno, sono stati messi dei paletti che superiore a una certa cifra non può essere riconosciuto. Però ricordiamoci che l'Italia ha uno statuto dei lavoratori che è uno dei più protettivi per i lavoratori dipendenti, cioè sicuramente poi abbiamo la lungaggine dal punto di vista giudiziario, però il lavoratore dipendente che non viene licenziato per giusta causa o comunque che non vi sono gli estremi previsti, impugna il licenziamento, può chiedere già alla prima udienza la reintegrazione nel posto di lavoro. E sicuramente da un lato va bene per il dipendente, per l'impresa invece questo sistema, che è molto macchinoso, sicuramente impedisce anche all'imprenditore di pensare: beh, assumo qualcuno perché comunque lo assumo per un determinato periodo di tempo. Cioè, anche tutte queste soluzioni che hanno dato, dai voucher a tutte quelle cose che dovevano far partire un po' la possibilità per un imprenditore di assumere qualcuno. Sicuramente uno ci pensa, perché prima di assumere, se poi io devo avere tutte delle determinate condizioni per le quali poi posso licenziare, quando parlo di contratto di lavoro a tempo indeterminato ovviamente, sicuramente fanno desistere un imprenditore. Però ricordiamoci che il lavoratore ha una tutela, una garanzia in Italia che è assolutamente una delle migliori, ritengo, nel mondo. Quindi, salvo che appunto queste imprese non debbano chiudere, forse qualche tutela in più c'è. Sì, c'è anche quando le imprese devono chiudere, comunque ricordiamoci che anche se falliscono, sempre che ci sia qualcosa nel momento in cui si va a vedere, però comunque il dipendente è privilegiato rispetto a tutto il resto dei creditori, così come, se non ricordo male, se non gli viene pagato il TFR può richiederlo anche all'INPS, giusto? Sì, c'è una salvaguardia. Ci sono delle ancore di salvataggio, insomma, certo, per i lavoratori dipendenti. Questo giuridicamente, dal punto di vista... Sì, assolutamente vero quello che dice l'avvocato. La verità è che in Italia, stavo proprio parlando stamattina con un cliente che stava tra l'altro aperto un'azienda all'estero, siamo lenti nel cambiamenti. E sappiamo benissimo che se nei cambiamenti uno è lento, soprattutto quando vieni travolto. Allora, si sta parlando stamattina, ma perché lo Stato spagnolo si sta risollevando? Sì. La motivazione che hanno gli appartamenti, tutto quello che era in sofferenza è stato ridotto, abbassato, addirittura vendevano a metà prezzo e ne davano un appartamento in più. E in America viaggia un mondo diverso, loro sono stati più bravi a già sistemare tutto. Noi adesso una bad company o tutto quello che è la sofferenza italiana non possiamo più farla, perché lo Stato, perché l'Unione Europea ci dice: no, mi dispiace, ma non possiamo, aiuti di Stato, società, no, non potete più farle. Non ho capito perché l'Italia non aveva tutto impacchettato anche lei e via. Ci sono 300 miliardi di sofferenze bancarie in Italia con le banche, 300 miliardi, sapete cosa vuol dire? Sì. Allora, poi domani, visto che avete una trasmissione nel pomeriggio, io mi fermo perché magari... Ma ma possiamo anche anticiparla, perché purtroppo il tema è sempre d'attualità, ne parliamo dopo la pubblicità, quindi diamo l'avvio anche a Zara, perché ai noi questi sono temi che dobbiamo masticarli e farceli venire un po' a nausea, perché forse così ci sarà anche un passaggio culturale che è indispensabile, che evita poi tutto quello che è successo, forse. Pubblicità.